tradizione delle Farche a Fara Figliorum Petri nasce per rendere omaggio a Sant'Antonio Abate, il santo che, secondo la credenza popolare, fece il miracolo, riuscì a fermare nel 1799 l'invasione dei francesi, trasformando in fiamme gli alberi del bosco che circondava il paese. Le fiamme si levarono fino al cielo e da allora ogni anno i faresi bruciano fasci di canne legati con rami di salice rosso. Dopo 2 anni di fermo, la manifestazione è tornata, suggestiva come sempre, attesa e con grande fermento ed entusiasmo nelle contrade per la preparazione delle Farche che parte diversi giorni prima. Nel tradizionale appuntamento con le Farche a Fara Figliorum Petri, il sindaco Camillo D'Onofrio, un appuntamento che torna dopo 2 anni? Finalmente noi l'aspettavamo perché la nostra comunità vive in funzione di questa festa che si rinnova di anno in anno e ha una funzione sociale che non si può descrivere. Perché è una festa aggregante, una festa contagiosa nella sua bontà, nella sua amicizia, forse più contagiosa del Covid, visto che anche dai paesi vicini vengono così coinvolti da questo clima festoso di amicizia. Credo che un momento di ritorno all'ancestralità, all'essenza del vivere quotidiano che in questi tempi è cancellato e diciamo siamo stati travolti da questa società che corre in maniera folle probabilmente. Quante contrade coinvolte? Sono 15 le contrade, ma la più importante è la 16ª, perché forse la prima, che è quella della scuola, dove nascono i primi vagiti delle Farche, perché poi nei bambini noi riponiamo tante speranze e in questa festa c'è una cosa bellissima, perché si vedono i tramandamenti tra le persone anziane, i maestri della Farchia, i maestri della saggezza della vita e l'affacciarsi alle prime esperienze dei bambini. Tutte e tre le scuole sono interessate, sia la scuola dell'infanzia che le elementari e le medie, quindi grazie alla preside e a tutte le maestre e ai genitori che contribuiscono notevolmente.